sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, mister, buongiorno. Hai avuto una settimana per lavorare su questa squadra. Cosa hai potuto mettere di tuo? Perché credo che la settimana scorsa, più che un po' di cattiveria, fosse difficile mettere. No, abbiamo fatto una settimana bene. I ragazzi hanno lavorato benissimo. Abbiamo lavorato molto sul fatto che magari intanto sulla testa, ma soprattutto anche abbiamo alzato il ritmo degli allenamenti, abbiamo dato un po' di forza nelle gambe, ma soprattutto questa è una squadra che ha una qualità buona ma deve giocare ad alto ritmo, e quindi aumentando il carico degli allenamenti è normale che magari siamo arrivati a venerdì che eravamo abbastanza carichi, abbiamo fatto venerdì e sabato, abbiamo scaricato un attimino, abbiamo lavorato molto sulle palline attive. E quindi ci siamo conosciuti meglio. Sicuramente domani mi aspetto una partita sia di qualità che di quantità, con un attaccamento incredibile ed una prestazione importante. Marcello Villani. Vai. Allora mister, una partita difficile adesso, al di là mancano ancora tantissime partite per cui non si può mai parlare di partita decisiva, però è vero che quando si entra in questi tunnel bisogna uscirne al più presto, per cui domani che bisogna fare? Allora, io parlavo anche col presidente in settimana, abbiamo fatto una chiacchierata e gli ho detto che bisogna essere positivi, hai una squadra giovane di buona qualità, ai vecchi importanti, e quindi di conseguenza gli ho detto non puoi mettere una pressione importante, perché in questa situazione bisogna uscire fuori sicuramente con delle prestazioni importanti e con un po' di fortuna. Io penso che, vi facevo l'esempio dell'Alessandria l'anno scorso, che nel girone di ritorno era a metà classifica nel giro di andata, scusa, e poi nel giro di ritorno, facendo un mercato importante, è arrivata seconda e poi ha vinto il campionato. Cioè, ci sono dei momenti in cui delle squadre sono in difficoltà e quindi bisogna avere la pazienza, bisogna essere positivi soprattutto, perché la positività che magari non si può esaltare dopo una prestazione importante, non si può deprimere magari dopo una sconfitta. E quindi l'equilibrio è quello che secondo me dovremmo avere in questo periodo. È normale che veniamo da 4 sconfitte consecutive e bisogna mettere sicuramente bisogna fare una partita positiva e cercare di portare a casa un risultato importante contro una squadra che è buona, che ha 3 punti più di noi, però io penso che faremo una prestazione all'altezza dell'Ecco, insomma. Fiorenzo Radogna. Buongiorno mister. Allora, parlava lei dei cosiddetti virgolette vecchi. Ecco, che tipo di collocazione potremmo dargli? Cioè, ci sono dei giocatori come Morosini, Gans, che hanno fatto vedere qualcosa di buono da quando sono entrati nell'ultima partita. Lei pensa che ci potrà essere spazio per loro fin da primo minuto? Sono giocatori importantissimi, non importanti. Io reputo in questa squadra 24-25 giocatori tutti all'altezza della situazione. Sia Morosini è un giocatore che non ha ancora tanta forza nelle gambe, un giocatore che ha 25-30 minuti ed è un giocatore che io devo portare soprattutto a livello fisico, in una condizione importante, perché è un giocatore che ha una qualità incredibile ed è quello che può alzare sicuramente l'asticella di questa squadra, come lo stesso Galli, come lo stesso Ganz. È normale che parlavo con Ganz e gli spiegavo prima, a fine allenamento, gli dicevo io ho intenzione di giocare palla a terra, perché questa è una squadra che ha una qualità buona e può giocare palla a terra. È normale che giocare con Ganz davanti non puoi buttare la palla là sopra, perché diventa difficile, perché in questo momento questa squadra non ha ancora quella qualità per giocare palla a terra, e quindi magari domani partirà sicuramente dalla panchina. Ma Simone è un giocatore intelligente, un giocatore che ho visto
il suo score, è un giocatore che ha fatto 70 gol, 70-75 gol, è il cannoniere più prolifico di questa squadra. E quindi sicuramente lui si è messo subito a disposizione, mi ha detto: mister, io voglio lavorare qua, voglio lavorare con lei, mi trovo bene. Quindi sicuramente tutti quanti insieme possiamo fare molto bene. Grazie. Roberto, sì, salve mister, soltanto una precisazione sugli indisponibili. Domani il Ricci squalificato, sì. E mentre giudici convalescente anche Mazzorati. Giudici viene in panchina. A giudici in panchina. Abbiamo fatto una settimana, non lo rischio dall'inizio perché il papà c'è sempre una situazione, però viene in panchina e sicuramente 30 minuti, 35 può essere. E mentre Mazzorati? Mazzorati ancora sta lavorando a parte. Ancora a parte, grazie mille. Alfredo, parlavi prima di palle inattive, che avete studiato, ma attive e passive, soprattutto noi abbiamo trovato molti problemi nelle palle inattive subite, però anche magari da situazioni in attacco potrebbe essere importante trovare, sì, soluzioni. Abbiamo lavorato anche su questo, sto cercando di capire chi ha il piede caldo per parte delle punizioni, perché parlavamo anche in settimana con Morosini e gli dicevo: la differenza tra noi e il Sud Tirol, quella partita è stata che Casiraghi ha tirato 3 punizioni e ha fatto, sembra che abbia tirato 3 calci di rigore perché le ha messi con i giri giusti, con la qualità giusta, con la forza giusta. Noi abbiamo avuto 2 calci d'angolo, una punizione importante nello stesso punto, invece l'abbiamo tirata da così. Però è un lavoro che bisogna fare. Io sono straconvinto che la squadra uscirà fuori da questa situazione e ci darà delle buone soddisfazioni. Però quello che dicevo ai ragazzi è pensare positivo, perché voglio che pensano che fanno il mestiere più bello del mondo. Sono importanti perché vivono in una città come Lecco, che è una piazza importante, una piazza quasi del sud, no? A livello di tifoseria, di calore, quindi sono piazze dove c'è una pressione importante, quindi per vivere in queste piazze bisogna essere giocatori da queste piazze, e io penso che loro diventeranno giocatori forti per questa piazza. Grazie. Matteo, buonasera. Sì. Tu settimana scorsa hai detto, dopo la partita, a me parlare una volta sta bene, 2 no, e lo sappiamo, ti conosciamo e sappiamo che così, e ti hai anche portato a casa i risultati in carriera parlando poco e facendo tanto sul campo. Ecco, questa settimana hai detto che con i ragazzi hai parlato tanto, boh, giustamente, però da loro immagino che ti aspetti qualcosa in meno dal punto di vista della borghesia che hai detto settimana scorsa. No, io quando parlo di fame parlo di attenzione, no? Perché la fame è quello che io definisco attenzione, concentrazione, andare a mettere il piede in un momento magari che ci sono delle difficoltà. Quindi io penso che loro hanno capito che personaggio sono, e abbiamo fatto una settimana, il direttore è stato presente tutti i giorni agli allenamenti insieme a Maiolo e sono stati sempre presenti, hanno visto che c'è stato un cambiamento a livello di attenzione, di... E io lavoro molto su questa roba, perché la differenza nel gioco del calcio la fa il 99% le palle inattive. E quindi se noi non siamo attenti, tutto il lavoro che facciamo durante la settimana serve a poco. Quindi loro sanno come sono fatto, come penso, come... E io gli ho detto che loro io e loro dobbiamo essere, insieme al direttore, insieme a tutti gli altri, dobbiamo pensare tutti alla stessa maniera e pensare che l'Eco è una piazza incredibile. Cioè, a me piacerebbe, dicevo a loro che l'anno che abbiamo fatto i playoff abbiamo portato 1500 spettatori allo stadio, e questo è il calcio. Quindi io penso che questa piazza ha bisogno di fare risultati importanti per portare tanta gente, perché è sempre bello giocare davanti a tantissima gente. Questa è una piazza calda e sicuramente noi solo con i risultati possiamo fare avvicinare di nuovo la gente dopo queste 4 sconfitte. Marcello Villani, un'altra domanda, no? Fiorenzo? No? Sì, volevo chiedere di Iocolano, che settimana è stata per lui e come lo vede? Ha fatto una buona settimana, devo dirti la verità, ma tutti, non posso dire che non c'è un ragazzo che non si impegna, un ragazzo che non tira, cioè devo dire che è stata una settimana importante, e ti dico la verità, anche a livello di formazione, quando tutti stanno così bene diventa difficile per l'allenatore cercare di mettere in campo
i primi 11, però qualche dubbio sicuramente c'è e fino a domani ve lo porto. E poi, però penso che se scelgo un attaccante al posto dell'altro, un centrocampista al posto dell'altro, la scelta è sempre quella giusta, perché tutta la settimana tutti e 22 giocatori, 24 giocatori hanno lavorato molto bene.